Un evento di grande spessore culturale questa sera qui alla Fondazione Mazzullo di Taormina. Si parlerà del dipinto di Leonardo da Vinci, La Vergine delle Rocce. La cultura oggi nella società contemporanea che ruolo riveste? Dovrebbe avere comunque un ruolo educativo e formativo, ma non sempre la politica è così vicina a queste istanze culturali. Beh, è assolutamente vero, tant'è che tutte le associazioni culturali stanno svolgendo in un periodo di crisi o di grande difficoltà economiche, il ruolo delle associazioni culturali è sicuramente fondamentale. Certo, in un'economia che va rilento come oggi, che cerca di uscire con grande difficoltà dalla crisi, ancora di più momenti culturali come questi nel riportare all'attenzione un dipinto, ma non solo, con tutto quello che il dipinto ci restituisce in termini di valore, di storia, ma soprattutto di futuro. Insomma, un dipinto che viene da così lontano, come è capace poi invece di trasmetterci valori che devono rappresentare non soltanto il momento di oggi, ma anche i passaggi successivi. Per cui dico che la politica, ci sono stati dei tempi in cui la politica ha cercato di precedere quelli che sono anche i movimenti delle stesse associazioni culturali o addirittura dei bisogni delle famiglie. Per esempio penso alla presenza dei disabili nelle scuole. Era impensabile che qualche anno fa, per esempio, i bambini disabili potessero frequentare le scuole come tutti gli altri, però la politica l'ha fatto al di là dell'esperienza, non c'era un'esperienza prima, quindi non sempre la politica arriva in ritardo, qualche volta arriva ancora prima, e lo collego al concetto della maternità. Per quanto riguarda la maternità e la famiglia, invece, la politica arriva sempre prima, mi permetto di dire, forse delle stesse condizioni, ce ne sono invece altre. Quando invece a governare i processi anche sociali e l'economia, o meglio le finanze di uno Stato, di un comune, di una regione, allora sì che le questioni le prendono in mano le associazioni, a partire dalle culturali, per cercare di restituire valore. Al centro del dipinto di Leonardo c'è la Vergine, la Madonna, dunque le donne, oggi il valore delle donne, qui insomma si esalta naturalmente la maternità in questo dipinto, ma oggi la donna è oltre che una madre, è anche una donna impegnata, una donna che ha un ruolo fondamentale nella società civile e non solo, e anche in politica. Mi piace molto che lei abbia usato il rapporto della donna e non usato quello invece, come spesso succede, usando il termine femminile. Femmina è un genere, mentre invece la donna è una persona, per cui a partire dal brutto termine che si usa in termini di femminicidio, che non esiste in natura, esiste solo nell'uomo, credo che oggi parlare di donne sia importante, sapendo che le donne hanno avuto tutto un percorso fatto a volte di percorsi fatto a passi lunghi, a volte invece con grandi fermate che sono durate anche decenni. È chiaro che in una società, in un mondo dove la solitudine, la paura della solitudine la fa da padrone, probabilmente un percorso delle donne, che non è un concetto di emancipazione, ma è un concetto di famiglia e di maternità. Ed io credo che dobbiamo collegare la procreazione a quello che è il dipinto ed il futuro della società al ruolo delle donne. Quindi insomma una gran bella scommessa, che credo che il dipinto l'abbia racchiusa tutta.